Questo è il Wurlitzer 1100, il primo jukebox ad utilizzare lo Zenith Cobra Radionic Tonearm. Questo nuovo sistema di lettura permetteva di leggere i 78 giri per 2000 volte senza che venissero minimamente consumati, mentre con le testine normali i dischi dopo appena 100 ascolti avevano già perso molta della loro qualità, dopo 300 ascolti erano praticamente inutilizzabili. E diamo un'occhiata adesso a questo tipo di testina. Ecco una testina Cobra Radionic. In confronto alle testine normali che potete vedere, questa testina all'interno non ha magneti, ha soltanto una bobina che praticamente varia il suo fattore di merito Q in base alle oscillazioni del cantilever. E in effetti da una parte c'è una piccola bobina e dall'altra parte c'è di questo dischetto metallico. Il dischetto metallico, a seconda ovviamente del segnale inciso nel solco del disco, oscilla e si avvicina e si allontana da questa bobina, quindi variandone praticamente il fattore di merito Q. Il preamplificatore di questo sistema Zenith Radionic Cobra è praticamente una radio, perché manda all'interno di questa bobina un segnale radio a 2,5 MHz. Questo segnale viene modulato in ampiezza dalla cavità che si forma tra la bobina e questo dischetto di metallo, che varia la distanza tra la bobina a seconda del movimento del cantilever, che lo allontana e lo avvicina in questo modo dalla bobina. Praticamente il segnale audio poi viene estratto come si fa nelle radio, demodulando la portante radio a 2,5 MHz. E questo era un sistema abbastanza interessante per l'epoca, perché permetteva di ridurre a pochissimi grammi il peso di lettura per i dischi, che al tempo ovviamente si vedevano passare sopra dei bracci che pesavano mezzo chilo. Bene, io vi saluto, vi ringrazio di aver guardato questo video e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ricordatevi, iscrivetevi.